Lucianina Littizzetto. Tutto pelo la mia vita, prima il pelo di vesticchio, adesso il pelo di pelù. Il cane, il gatto. Il cane, il gatto. Io e te. Ecco, esatto. Poi prima ero vestita da due di picche, adesso mi sono vestita da regina di cuore. Oh, regina di cuore! Omaggio a Piero. In omaggio a Piero. Ma poi lui ha proprio il nome che ha un ululato. Pelù! Pelù! Sai Piero, lei è da sola da tanto tempo in casa, quindi adesso è un po' esagerata. Ma guarda, se non è amore questo, se non è amore questo. Mi guarda, mi sale proprio la febbre, da 36 a 60 proprio. Senti, ma guarda che Pier Piero qua c'ha 58 anni, ti volevo dire. Lo so benissimo. E ancora un bel toro loco. È poco più giovane. Non mica come questi cantantini che ci sono. Che sono bravi magari, ma mingherlini, secchi secchi, che pesano meno della chitarra che hanno tracolla. Lui è uno strong, tosto. Lo so. Vuoi andare a parare? Dai, non guarda da nessuna parte, abbiamo già parato bene, amore mio. Ti ha offerto qualcosa, Piero? Com'è stata l'accoglienza a casa di Lucianina? Perfetta, meravigliosa. Gli abbiamo fatto una costata fiorentina, grossa così. Una fiorentina, c'è un odore di cucinata alla torinese. Di carne fresca senza grasso, non puoi capire. Poi posso annunciare... Proprio l'ormone che si scatena. Col vorrei tempo. Annunciare sin d'ora che questa sera poi assisteremo a un evento televisivo perché Piero Pelù si esibirà a casa di Luciana Littizzetto, quindi... Dopo, la gioia dopo. Di tutto il condominio. Sì. Beh, per la verrà su a lamentarsi. Da stasera. Ovviamente. Comunque, Piero, sì. E Piero è peloso, ma è anche un Piero virtuoso. Sì. Perché voi non so se sapete, ma il giorno dell'esibizione lui è andato nella spiaggia di Sanremo a raccogliere l'immondizia. Sì, col il Clean Beach Tour. Ma davvero? Che cos'è questo? Racconta. Questa cosa è venuta fuori dopo che ho scritto la canzone con Greta Thunberg, Picnic all'Inferno, che è dentro il nuovo album, questo qua dietro. Ah, che facciamo vedere che il nuovo di Fragili. Album. Sì. Eccolo qua. Eccolo lì, guardiamolo. Pugili di Fragili. Matto. Esce giovedì, tenetevi prontissimi. Giovedì, mi raccomando. E Clean Beach Tour, parallelamente lo porterò in giro con la mia tournée suonando. Suonerò nei posti dove si suona. La mattina e la sera fai il concerto. E, la sera e io vengo a fare il sacchetto dell'umido con te. Sì. Va bene. Poi sai allora, che lui è il leader dell'ITFIBA, no? Sì. Che tra l'altro un nome difficilissimo da dire, perché solo un tuo nato come te può dare l'abbiamo un nome. L'abbiamo scelto apposta. Però svegliamo un segreto, perché all'origine il nome era dedicato a me. Cioè? Era l'ITFIGA. Lei! Poi la casa di discografica. Luciana! Ha detto no, mi sembra un po' esagerato e quindi andata così. E quindi siamo diventati. Comunque lui tutti i testi che scrive emettono e emanano testosterone. Se lui per esempio volesse cantare una canzone dello Zecchino d'Oro, diventerebbe una ormonale anche una canzone dello Zecchino d'Oro. Ecco, per esempio, se mi canti fammi crescere i denti davanti a modo tuo. Com'è il testo? Fammi crescere i denti davanti, te ne prego bambino Gesù. Vai. Allora si improvvisa. No, perché abbiamo anche il chitarrista, scusate. Fammi... Dov'è il microfono? Fammi crescere i denti davanti, te ne prego bambino Gesù. Fammeli crescere di molto grandi per mordere la Littizzetto e Piero Pelù. Piero è il più grande di tutti. Piero! Perché io mi sento... Se non sento è amore questo. Se vibrare. Mi sento le dita dei piedi che riprendono vita. Mi sento il femore che vibra. La rotula che si rinsalda. Oh. Guardate! Miracolo! Aspetta, miracolo! Non ti vediamo! Tutto merito di ma non ti vediamo! Miracolo! Ma se non allargano l'inquadratura guardate. Non si intende. Guarda, sembra un carion! Allargate il quadro tu! Come le ballerine sui carion! Passate i piedi, ragazzi! Fate vedere i piedi! Fate vedere i piedi! Ecco, guardate! Solleva anche una gamba! È un miracolo! Chiama Paolo Brosio! È miracolo questo! È tutto merito di Pelù! Grande momento della TV del dolore! Godiamocelo, si rinfondo! Adesso faccio fatica a risedermi! Ecco! Ecco qua!
Sono abituato, ecco. Ma guardate come ci si riduce. Ma guarda che roba. Mamma mia. Allora, ascolta però, Peloso, volevo dirti che io non so se sai, ma ho scritto le frasi dei baci perugina, dei baci, insomma, dei cioccolatini. E ho avanzato delle frasi che me le hanno cassate. La partenza non è buona. Erano un po' strong. Sì. E siccome questa settimana c'è stato San Valentino, volevo insomma leggertene qualcuno. Se il mitico Miguel mi fa un tappeto. Ah, pure. Un tappeto musicale, io mi ci adagio sopra. Sì. Ecco. Allora siete pronti? Dunque. Amore è stare mano nella mano e occhi negli occhi, ma è il terzo incastro quello più divertente. Amare significa non dover mai dire non importa, ci credo che è la prima volta che ti succede. Alla domanda faresti l'amore con Pelù, il 70% delle donne italiane ha risposto di corsa e il restante 30% ha risposto ancora. Amore, amare significa non dover mai dire, no, ho sbagliato, aspetta. Così impari a fare le battutacce. L'amore non è dire ad una donna ti amo, ma ti accompagno all'IKEA. Il sesso con te è come il bollito che danno in ospedale. Senza lingua e senza cotechino. Amare significa non dover mai dire porta giù la spazzatura. Ti amo come il primo giorno di saldi. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Era meglio Gerardo. Amore, mi fai vibrare come l'antitaccheggio quando passa Marco Carta. Che scemo! Ora ti arrestano. Così impari. Ma magari! Tu sei come un diesel Euro 3, senza futuro. Tu dammi 1000 baci, quindi 100, poi altri 1000, quindi 100, poi ti do il resto di 20, siamo a posto così. È stato amore a prima vista, ma purtroppo avevo bisogno dell'oculista. Non fiori, ma opere di pene. Amami, amami come Barbara D'Urso ama i suoi riflettori. Amore, la prossima volta che mi mandi la foto del tuo Walter su WhatsApp, usa lo zoom che sennò sembra un tappo di biro. Quando ti bacio sento sessisti, le campane. Tu stai facendo del sessismo. Il piercing dalla lingua. L'amore è come il Walter, se non cresce, cala. Ma mi dispiace per Pelù che non è abituato. Ma... Se ti ha lasciato, non piangere. Ci sono cose peggiori. Per esempio, potrebbe tornare. Rosso di sera, ciupa ciupa si spera. Il marito bastardo è come l'herpes. Ti sembra che se ne sia andato, ma alla fine ce l'hai sempre tra i piedi. Se mi abbandoni, non sei vero amore, sei bugo. Posso intervenire? E se sei bugo, dillo. E se sei bugo, dillo prima però. Si va bene lo stesso. Non voglio che tu mi ami a metà, ma nel caso preferirei le metà di sotto. Dai, ma cos'è? Baciami stupido, te lo dice una cretina. L'Italia è fatta, facciamoci gli italiani. Piero, io ti chiedo scusa. Ma no, che si è divertito. Se non è amore questo.
Dimmelo tu cos'è. Sì, ecco, vabbè. Poi che cos'ha? Però, senti, io siccome Luciana ha dimostrato di essere una donna in gamba durante tutti i gamba, questi gamba, anni, una gamba sola. Soprattutto l'altra. Ultimamente, io ti ho portato un pensierino. Ho una donna in gamba come te. Ma che meraviglia! Eh? Una gamba ex voto, cos'è? Un ex voto. Ma che bello! Per... Bellissima, per dirti bellissima. Torna presto da Fabio. Ma no, che ma gli no. manchi tanto. No, è meglio. Ma no, è meglio non così. Mi vuoi? No, dico, è ma meglio. Ma che merda! Ma no, è meglio che si riprenda. Tra una bene. Settimana zomperà come no, una no, gazzella. No, lo scherziamo, ci vogliono almeno 2 mesi di convalescenza in cola, tutti interi, per fare. Ecco. Va bene. Senti, ma adesso voi vogliamo sentire. Il gigantone qua che si esibisce o devi mandare la pubblicità? No, io prima volevo fare delle domande. Tu hai finito, Luciana, di tuo? Avresti finito? No, io non ho finito, sono qua, cosa faccio? Me ne vado? No, dico, non volevi dirci altro? No, sto qua con te a fare domande. Non volevi dirci altro? No, allora faccio io delle domande. Faccio io delle domande a Piero. Sì. Dunque, no, intanto, 70° festa di Sanremo, sei arrivato quinto, quindi con, insomma, mica male. No? Bravissimo! Fabio! 5 Fabio. 5. Sono arrivato 5. Sei arrivato 5. Oh, primo festival da concorrente. Ti dice nulla 5 Fabio? No, 5, no, ti riferisci? No, non mi dice nulla la Sandoria. No, non mi riferisce nulla. Ok. Però 40 anni di rock and roll, che sono andato a festeggiare anche allo in questo stadio. Senso. Ma che lasciamo stare. No, cosa puoi scrivere qualcosa, Luciani? Scriviamo qualcosa, un messaggio. Ma cosa avevi scritto? Basta violenze sulle donne. Basta violenza sulle donne. Bene, purtroppo, vedi che Piero Pelosa è sempre virtuoso. Sempre virtuoso. Un altro omicidio. Sì. E questa cosa, lo dico da uomo, mi fa vergognare, mi fa schifo di me stesso. Non se ne può più, uomini, abbozziamola. Parliamone con chi vi volete, uno psicologo, psicanalista, fate quello che volete, ma basta reagire in questo modo orribile. Bravo. Agli abbandoni. Bravo Peloso. Bravo Piero. Allora, per te, dicevo, il primo Sanremo come concorrente, tu ci sei stato 2 volte come ospite, no? Giusto? Sì. Ecco, invece poi per questi 40... Mi ricordi, dovevo venire anche con te, non ce la feci perché ero in studio a preparare il disco nuovo e quindi purtroppo non ci siamo mai visti. Beh, però ci siamo visti stasera e l'hai fatto per festeggiare i tuoi 40 anni di carriera. Sì, davvero. È il mio 20° album, che è questo qua dietro. È questo qua dietro. Tra quelli con il Litfiba e quelli da solista, quindi sono... molto felice, è incredibile arrivare a questo traguardo. Per finire nel salotto di casa mia. Figurati. Per finire nel salotto di casa tua. 40 anni di carriera per finire qua. Questo è il premio. È il premio, è il questo premio. È il premio. Che carino ma che sei. Ma nemmeno ai Music Awards americani. Ah, quello è sicuro. Non sperare così tanto. Senti, anche è stata la prima volta che hai suonato. Anche perché tra un po' devasterò questa casa. Non vediamo l'ora, tra un attimo. Beh, se pugili fragili, se questa sera prevale il pugili, allora... Tra l'altro hai cantato anche Cuore Matto, hai scelto di cantare Cuore Matto. Sì. Beh, strana scelta. Sì, perché è una canzone che... No, perché scusa, Little Tony è uno dei padri del nostro rock and roll. Certo, certo, ma non ci avrei mai pensato. Non potevo non farla. E poi quel testo lì, se ci pensiamo bene, è un testo che parla di un uomo abbandonato da una donna che però non pensa di ucciderla, certo, o la offende, certo, o fa stalkeraggio, anzi dice piuttosto impazzisco io piuttosto che fare qualunque, per ricostruirmi, per diventare, certo, una persona nuova. Un po' lo stesso concetto che c'è in Gigante. Assolutamente. E cioè una canzone che dedico a chi ha la voglia e la forza di rinascere ogni volta. E anche al tuo nipotino, però. Anche un po' a tuo nipote, però. Sì, anche ai nipotini fantastici, a tutti i bambini, perché sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. E noi dovremmo impegnarci perché crescano bene, perché la... Ho capito che sembra tanto rock, e poi è una persona tutta d'un pezzo. Futura.